Avete presente lo youtuber che si finge me? No, beh, guardate qui. Dio, Nicca! Ma sclera come me! Ma ragazzi, sclera come me quando io c'erano le donazioni e saltavo sulla sedia, identico! €10 Ok, Madonna, credo di aver trovato il mio sosia. Dovete sapere che dopo il video è successo il finimondo. Avete creato il panico nei commenti. E lui mi ha scritto e questo è quello che mi ha detto: ciao Crazy, ho visto il tuo video e ora sono molto incazzato. Non c'è storia che tenga, io sono sempre stato il migliore. La bandana mi è cresciuta in fronte sin dalla più tenera età e te sei solo un copione. O parliamo urgentemente o altrimenti... Altrimenti cosa? Ma siccome noi non abbiamo paura, andiamo a invitarlo e vediamo cosa vuole. Allora, eccoti qua, cosa devi dirmi di così tanto importante, eh? Crazy, allora, ascoltami. Sì. Te sai benissimo che dopo quel video, un sacco, la tua... tutti i tuoi iscritti sono venuti a insultarmi. Oh, intanto stai calmo. Stai calmo. No, ascolta, zitto te perché non me ne frega proprio un... No, partiamo male in questa discussione. Intanto stai calmo, ok? E poi parliamo italiano, ok? Che non riesci manco più a parlare. Oh, numero uno, vorrei capire, nel messaggio c'era una sorta di minaccia del tipo: altrimenti cosa facevi? Dimmi, se non fossi venuto oggi. Altrimenti ti segnalavo la Epic. Ti segnalavo. Perché, Crazy, te non hai idea. Mi sto veramente arrabbiando. Ok, va bene. Capisco le tue preoccupazioni. E allora che dobbiamo fare, dimmi. Allora, Crazy, te devi sapere, e lo sai benissimo, che io il vero Crazy Mad sono io, non sei te. Ma... e lo dico davanti a tutto il mondo. Ma cosa? E quindi... Ma non è vera sta cosa. Ma che stai dicendo, zio? Ascolta, secondo me, ti sei completamente fuso il cervello. Io fossi in te mi farei... anzi, mi prenoterei direttamente questa sera una visita dallo psicologo, ok? A quale psicologo, Crazy? Lo sappiamo tutti! Lo sappiamo tutti che io sono il vero Crazy Mad. Crazy, te ti devi inchinare davanti a me e devi dire davanti a tutti che io sono il vero Crazy Mad. Aspetta, cosa? Ma tu sei impazzito! Io devo dire ora qua davanti a tutti che io non sono Crazy Mad perché sei tu Crazy Mad? No, vabbè, ragazzi, ma questo è cretino, cioè... tu sei cretino. Allora, ascolta, Crazy. Oh, mi sono rotto i coglioni. Ascoltami bene, basta. Allora, ascoltami. Tu sei un ragazzo che evidentemente soffre di problemi, ok? E non c'è problema. Non c'è nessun problema. Come non soffri di problemi? Tu ti credi me? Cioè, ti credi me? Ascolta, ma c'è scritto nella wiki di YouTube che io sono Crazy Mad. Su quello che mi interessi. Ascolta un attimo, ok? Crazy Mad indossa sempre la bandana. Tu hai la bandana? Certo. Perché sei una mia copia. Perché sei una mia copia. Crazy, ti offro una sfida. Facciamo così: per vedere chi è il vero Crazy Mad, chi vince questa sfida userà la bandana. E chi la perde, te lo dico subito, non la userà mai più. Aspetta un secondo. Stai intendendo che vorresti sfidarmi al trono della bandana? Chi vince può tenere la bandana in testa, chi perde non la userà mai più? Esattamente. Vedi che te ne pentirai, te ne pentirai, caro Steve Wynn, te ne pentirai. Va bene, ok, direttamente. Usciamo e andiamoci a sfidare. Attenzione, signore e signori, perché per chi mi vuole supportare, il mio codice creatore pazzo, PAZZZO, mi raccomando, mettetelo tutti e vediamo quanti mi supporteranno, mi raccomando. Inoltre, da domani comincerò a regalare delle skin ogni video ai fan che si iscriveranno al canale, quindi mi raccomando, codice pazzo nel negozio oggetti e iscrizione al canale, perché a 1 milione di iscritti mi butto da un aereo. È pronto? Si arriva a 3, vai con la prima, andiamo, quando vuoi. Attenzione, le te che devi aprire, sei un po' sì, 3, 2, 1. Let's go, 1-0. Però stai un po' barando così, ma perché, un po' barando. Aspetta, chi è che ha detto le regole? Cioè, qualcuno ha detto le regole? Crazy, siamo uno pari. No, non avevamo detto via. No, te non hai detto. Non avevamo detto via, razza di cretino, ok? Uno pari, va bene, mamma mia, dai. Vabbè, andiamo, adesso facciamo la serie. 3, 2, 1, via, vai. Via. Ora ti faccio vedere io come ti metti a piangere. Che manco tua madre ti dà il latte per vivere, oh. Se sono 3 anni, ma se sono. Bro, sono 3 anni che non giochi, ma sicuramente non riuscirai manco a fare un retake. Guarda, un retake. A parte che non so manco che cos'è un retake.
Che? E poi appunto, appunto, appunto. E poi seconda. Oh, là, oh, stai vieni calmo qua. Vieni qua, vieni qua. Stai nabo, calmo, proprio... cretino. Minchia, se sei proprio nabo però. Sono nabo io, mamma mia, adesso Crazy mad. Sì. Crazy non mad qua. Perché... Ehi, ascolta, ascoltami bene, Steve Wynn. Ora ascolta, c'è il terzo e ultimo round, ok? Sì, lo vincerò io. Sì, a parte che dall'alto si può vedere che mi ha killato 4 volte mentre ero FK, ok? Ma ora è il momento di decidere chi sarà il vero Crazy Mad. Cioè, sono io il vero Crazy Mad, ma siccome tu stai male, ok? Devo scommettere per essere il vero Crazy Mad. 3, 2, 1, via. Oh! Crazy. Io veramente ti giuro che il pesce è proprio sì, uno squalo. Lo sai che adesso ti faccio il bel 200 in bocca anziché il pesce, eh? 200. E poi vediamo come ridi. Mamma mia, ti traumatizzo che devi andare all'ospedale dicendo "Sono traumatizzato". Sono Sì, preparati. Anziché salire, cretino, puoi venire a fightare? Aiuto. Anziché salire, dai, vieni qua. Che c'è? Non parli più? Non parli più? Vieni qua. Non scappare. Che c'è? Non riesci neanche a prendere un muro. Ma veramente, Crazy. Ma te eri il vero Crazy Mad? Mamma mia. E poi non riesci neanche a prendermi i muri. Vieni. Vabbè, vieni, siccome è già durata abbastanza questa scemenzata, ok? Adesso ti faccio mettere a piangere. Oh mio Dio, che brutta mira che c'ho. Ok. Ehi. Che c'è? Non parli più? Piccolino di mamma? Non parli più? Non parli più? Ecco, continua a killarmi così, sto cretino. Crazy. Sì. Non voglio toglierlo. Non voglio toglierlo. Adesso qui, davanti a tutti, fake youtuber. Questo youtuber, Steve Wynn, si è finto me. E adesso questa oscenità è finita. Davanti a tutti, molla quella bandana che non sei degno di portarla, razza di idiota. Ora, subito, in questo momento, togli quello che non ti apparterrà per mai più. La bandana la tolgo per sempre. Va bene, Crazy, va bene, lo ammetto. Mi hai battuto. Ma sappi che io tornerò. Va bene, Steve Wynn, non ti preoccupare. Forse un giorno sarai perdonato, ma per adesso questo è il tuo castigo. Ci vediamo alla prossima, caro youtuber. Crazy, ma secondo te io mi tolgo la bandana per un round? Va là, guarda, ti saluto e me la rimetto. Ciao, Crazy. Oh, ma guarda sto cretino, va. Guarda sto cretino, cioè incredibile. Ma perché lo devo andare a prendere per i capelli, dico io. Signori e signori, adesso è il momento di ricominciare i provini per il Team Mad. Così almeno gli apriamo il sedere a questo qua.